visto un poco di cose. Poche fiamme per lui. Ho riavviato, ragazzi, ma engine. Vediamo un po' se si vede. Vogliamo vedere se siamo in diretta, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Vediamo. Tis mi dice loading video, quindi probabilmente sta funzionando. Vediamo, anch'io sto guardando, vediamo se... Mi dispiace, non so cosa stia succedendo stasera. Sì, eccomi qua, ci siamo, ragazzi, buonasera, ribuonasera, ribuonasera, ci siamo. Scusate l'interruzione, purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici, non è colpa di Lapi, ci sono stati dei problemi, attenzione già Pipolo che è attaccato a Leopoldo, facciamo un piccolo resoconto velocissimo quello che è successo in questi minuti che non siamo stati esatto di blackout. Abbiamo avuto il ritiro di Federico Leo che ha fuso il motore, è arrivato in staccata, ha scalato troppo presto e ha fuso il motore in fiamme, si è ritirato. Ricordiamo che Federico Leo era in quarta posizione, c'è il grandissimo Pipolo che è da un po' di ormai di giri che le sta provando tutte su Leopoldo. Ricordo, perché non eravamo in diretta prima, qua si giocano il campionato. Ecco, ci sta provando. Ci sta provando Andrea. Niente, no, qua riesce a uscire comunque bene Leopoldo. Qua veloce, proverà il sorpasso perché è impossibile. Comunque, stavo dicendo, qua si giocano il campionato. Questa posizione, pensate, vorrebbe dire portarsi a un solo punto. Prova la pazzia, Pipolo. Sì, attenzione, ha visto attenzione. Un varco e si ci è voluto infilare nel punto più pericoloso. Difficile. Lì, assolutamente, da non provare. Attenzione, Pipolo. Attenzione, che ha rischiato tantissimo anche in quella chicane lì. Infatti, ha perso effettivamente qualcosina. È entrato anche il buon Leo. Attenzione, attenzione, colpo di scena. Il leader del campionato Andrea Pipolo si è girato, ha perso tantissimo. Adesso lascia delle assolutamente. Leopoldo ha rotto il motore. No, Leopoldo. Quindi, out, ma... anche come Leo arrivi porti sfiga assoluta. No, non ci credo. Colpo di scena. Colpo di scena veramente e adesso il campionato si è nelle mani di Pipolo, bisogna vedere. E adesso è un casino perché con questa purtroppo Leopoldo adesso ha lasciato le porte aperte per vittoria nel campionato di Pipolo. Ha problemi, mi sa che ha bucato una gomma perché sta andando pianissimo, quindi gomma bucata, dovrà fare un pit sicuramente. Hai ragione, incredibile. Sì, infatti problemi, si vede che la macchina non va. È successo di tutto in due giri. Leo prima si è ritirato, anche tu hai fuso. Abbiamo visto che hai scalato la marcia e è andato in fiamme. Sono molto delicati questi motori, dovete stare attenti, ragazzi. Abbiamo visto già dall'inizio e bisogna stare attento. Sì, hai perfettamente ragione. Adesso sta andando, forse è aumentato un po', ma lo vedo in difficoltà. La macchina non mi sembra che risponda ai a comandi. A questo punto abbiamo in terza posizione Nota, quarta Peretti, in quinta squadra. Io volevo capire il discorso Giuliano. Perché adesso, ragazzi, in terza posizione abbiamo Andrea Mombelli che è a 148 punti con 1-0 in questa gara di Leopoldo. Adesso voglio vedere Mombelli a che posizione è il buon Andrea Mombelli. Dico subito è quindicesimo. Però quindicesimo però con Varriale che sarà quattordicesimo, perché ancora Varriale aveva guadagnato, quindi non risulta che lo abbia superato, diciamo, come in classifica, però lo stanno raggiungendo e quindi passerà dietro. Ecco, infatti va passando. Però non credo piano. C'è troppa Pipolo differenza di distacco, non Pipolo non continua, non si ferma, Sì, no, Pipolo ancora... è vero, evidentemente ha avuto magari un piccolo problema e adesso è riuscito, forse preferisce non andare fermarsi. In box, perché giustamente vorrebbe dire riaprire il campionato, nel senso che se vai in box perde tutto quello che ha guadagnato, finisce dietro e rischia appunto di perdere questa chance, perché ripeto, il ritiro di Leopoldo adesso apre le porte Pipolo. Vediamo però con la macchina danneggiata se riuscirà a tirare ancora per questi restanti 14 minuti che mancano alla fine della gara. Non riesco a capire cosa ha, perché la gomma bucata non ce l'ha, però vedo che anch'io vedevo prima che mi sembrava un po' strana la macchina. Sì, sembrava un po' che andava così e così. Sì, ma non ho capito, perché alla fine si è solo girato, non ha sbattuto, quindi non riesco a capire
anche comunque, qua vedo che non... comunque continua la lotta fra Peretti, Civiletta, Gasperini, sono sempre tutti vicinissimi, eh? E anche sì, Rosa, vero, sono tutti attaccati, sì, Gasperini e Rosa che sono molto tutti vicini adesso, tutti insieme. E intanto, e voglio sottolineare, ragazzi, è incredibile, Samuele Baldan è una cosa allucinante, no, perché no. È nono, oh, parte sempre dietro e riesce sempre a recuperare, perché voglio ricordare che appunto Baldan è in esattamente in quarta posizione, eh? Cioè sono piloti che comunque si giocano il podio, comunque con Mombelli, certo, anzi, adesso, fine, sì, sì. Anzi adesso che ci sono solo 20 qualcosa punti, 27 punti di distacco tra Mombelli e Baldan, bisogna appunto tenere d'occhio questi piloti, perché Baldan e Mombelli si giocano la terza posizione, sì, che comunque si stiamo, certo, stiamo parlando, sì, del podio nel campionato, quindi posizioni importanti, importanti, infatti, adesso ricordiamo che Baldan con l'inversione di griglia arrivando nono avrebbe la possibilità di partire in secondo, prima fila, quindi esatto, già e quindi è esatto, buona, quindi una cosa che bisogna dopo fare i conti. Nella seconda gara ancora il campionato è incerto, anche ormai quasi alla fine della prima delle ultime due gare di questa sera, comunque ancora il campionato è incerto. Quindi comunque, potremmo parlare solo alla fine dell'ultima comunque muto gara. Muto piano piano, Andrea Squalo va salendo di classifica, è già arrivato al quarto posto, bravissimo piano, Squalo piano. Sì, e anche, sì, Peretti, però entrambi costanti, bravissimi, sì sì sì, costanti, i due piloti della RRS, hai perfettamente ragione Roberto, i due piloti della RRS che sono andati veramente molto bene, sì, sì. Non so se ti ricordi quel piccolo problema che ha avuto Squalo, questo non l'abbiamo, sì, ripreso, sì, quindi vogliamo, lo diciamo per i nostri telespettatori, che purtroppo per quel problema tecnico che abbiamo avuto, quel blackout per qualche minuto, sì, Squalo ha rischiato tantissimo nella famosa ormai chicane, ha rischiato, sì, di picchiare la macchina, è riuscito a riprenderla e adesso addirittura è in quarta posizione, ne ha approfittato un po' dei ritiri, adesso è quarto. Anche Nota, vorrei dire che ha dimostrato di essere un pilota veramente fortissimo, molto, sì, anche, sì, nella precedente, sì, gara, molto bravo, bravissimo Nota, sì, che, sì, adesso si porta, ha bisogno solo di un po' di fortuna, questo è, perché esatto, Antonio è molto bravo, ha solo bisogno, infatti, di un po' di, infatti, fortuna, infatti lo dicevo anche a inizio telecronaca, Antonio Nota purtroppo è fuori dai giochi per le prime posizioni, sì, nel, sì, campionato, sì, perché, peccato, ha avuto tante, sì, sfortune, sì, però, sì, ha sempre, sì, dimostrato di andare bene, è arrivato a punti anche in entrambe le due gare precedenti al circuito, sì, di Salta in Argentina, e anche qua un terzo posto meritato, perché alla fine, sì, diciamo al che momento, ne ha approfittato, sì, dei ritiri, però attualmente, ma le gare sono fatte così, Nicolo, le gare, sì, si, ma sa chi parte, parte, ma non si, no, sa quelle, chi quelle, no, però anche vedendo dai tempi comunque, sì, abbastanza, no, no, sta girando bene, io purtroppo non riesco a vederli i tempi, però vedo che è molto costante, molto pulito, ma poi ti ripeto, Antonio, non perché siamo insieme in team, ma lo stimo moltissimo, è molto bravo, è veramente un po' sfortunato, perché certe volte, sì, gli succedono delle sciocchezze assurde, sì, che una lo volta privano la di l'ha risultati fatto lui molto belli. Là da Adelaide ha fatto quella cavolata, sì, qualche cosa ogni tanto la combina anche lui, però, sì, ti però devo è dire stato che perdonato, ha dai, un potenziale veramente, ragazzi, ottimo, una comunicazione, quindi, tecnica, io non vedo più quanto manca la fine, non vedo più i tempi, non vedo più nulla, quindi tranquillo, se mi avvisate quanto siamo, io pure purtroppo non li vedo sin dall'inizio, perché essendo entrato dopo ci sono io tempi, ragazzi, sì, vi aggiorno, io mancano esattamente, sì, sì, 10 minuti alla fine, anzi 9 in questo momento, no, siamo al 41esimo minuto su 50, quindi mai ci stiamo avviando alla fine di questa prima delle due gare di questa sera, ragazzi, fantastico, stasera sicuramente la seconda gara ci sarà da divertirsi, come già fino adesso c'è Civitella, sesta e settima posizione per l'Appi, in settima posizione c'è Gasperini, adesso attenzione, Civitella prova a chiudere la porta, si fa vedere gli specchietti, attenzione, una staccata al limite, settima posizione per questi piloti, incrocio di traiettoria, ancora arriva leggermente largo Civitella, un sottosterzo veramente incredibile, guardate gomme fumanti tutte in percorrenza, sono affiancati, esatto, attenzione, adesso avrà la traiettoria favorevole, c'è la Civitella, Rosa, però Rosa. Ne approfitta Rosa degli RRS, sì, anche lui all'attacco all'interno su Gasperini, si toccano forse Tocchietta, un pelino, Bottarella, e riesce però ancora un'altra Bottarella in uscita, sì, ma sono di casa con queste macchine, giustamente, fantastico, sì, sì, è riuscito a passare, ne ha approfittato Rosa, vedete come si rimescolano le carte nell'arco di qualche secondo in questo
bellissimo campionato Clio. Ancora attenzione Rosa, adesso lui che sta provando addirittura su Civitella, i piloti dell'RRS alla riscossa in questa gara. Sarebbe bello che Rosa riuscisse a sorpassare Civitella, perché quarto, quinto e sesto, tre piloti della RRS, sarebbe molto bello per loro. Però adesso c'è Gasperini comunque, che riprova. Gasperini, attenzione, guarda, il punto pericolosissimo. E ancora incrocio, ripassa Rosa. Vittoria, ripassa Rosa all'interno. Però spettacolare. Veramente spettacolare, come al solito questi piloti. Hanno fatto due incroci incredibili. Sì, impressionante. Adesso Rosa si è infilato in discesa e Gasperini ha fatto lì, l'ho fatto al contrario in salita. Sì, poi il punto veramente difficile, molto pericoloso lì, perché bisogna stare attentissimi. Sì, sì, no, questi stanno dando veramente un grande spettacolo, questo gruppetto di piloti. Comunque, diamo velocemente la classifica, appunto. Sì, sì. 5 minuti, a quanto siamo? 5 minuti, più o meno? No, mancano 7 minuti. 7 minuti, allora ripetiamo velocemente. Manuel Marangon, Andrea Pipolo, Antonio Nota, Squalo, Peretti, Civitella, Rosa, Gasperini, Baldan e Tieghi, i primi 10. Quindi Tieghi partirà in pole position per la seconda gara. Sì, sì, Baldan è ancora nono, quindi sì, ha la possibilità che se c'è Tieghi è abbastanza lontano in questo momento, davanti a sé ha due doppiati. Aglia, la Civitella ha sbagliato. Attenzione, la Civitella. Rosa si ne approfitta, sono appaiati in questo momento. Attenzione, avrà la traiettoria favorevole per la prima Civitella, la seconda Rosa no, si ripassa davanti, fantastico. Adesso attenzione ancora Gasperini, attenzione perché sono tutti e tre quasi appaiati, fantastico. Attenzione Rosa che ha rischiato, sua prova addirittura all'esterno. Gasperini, fantastico, veramente fantastico questi tre piloti. Eccolo di nuovo Rosa all'interno, ci prova. Arriva largo, Civitella, bravissimo. Vediamo anche se forse Gasperino prova ancora in corso di... No, 1-2, rischio tantissimo, ancora al limite. Arriva largo adesso Gasperini, che forse riesce a passare addirittura Civitella. Incredibile, lo passa davanti, vediamo se riesce a mantenerlo in questa curva. La traiettoria favorevole, arriva lunghissimo, attenzione, larghissimo Gasperini, ripassa ancora Civitella. No, è ancora davanti, attenzione, incrocio di traiettoria. Incredibile, si toccano leggermente in uscita, piccola toccatina, arriva largo Civitella, incredibile. E in tutto questo Rosa ne approfitta e scappa. E Rosa prende qualche metro di distanza, quindi sogno RRS si sta realizzando. Attenzione, Civitella. Ha rischiato, tanto ha perso. Sì. Si ha perso anche qualcosina, esattamente. Voleva fare, ha tentato la staccata, ma ha messo le ruote sull'erba e quindi non è riuscito a poterla far girare. Ha perso un po' di metri su Gasperini, che ora sta andando a cercare di acchiappare Rosa. Cioè non dispera di prenderlo, va. No, assolutamente vogliono, non cedono niente a nessuno, non regalano molla, niente a nessuno, dice, assolutamente. Dice guai a chi molla, per dirla sistemata. Adesso abbiamo quarto, quinto, sesto tra piloti dell'RRS, abbiamo i colori RRS che stanno dominando queste prime posizioni alla fine, quindi porterebbero tanti punti per la loro classifica team. Che direi di andare a dare uno sguardino alla classifica team. Beh, gli RRS sono quinti, a solo un punto dalla reparto corse. Il reparto corse sono appunto Civitella con Monbelli, che però sono dietro, quindi tecnicamente in questa gara gli RRS guadagnerebbero tecnicamente un classifica generale. Tanto Marangon continua ad andare, voglio sottolineare che tutto questo, Manuel Marangon non l'abbiamo nominato, Manuel Marangon, dato tutto quello che è successo a People and Company, a 27 secondi, pensate, Marangon sta volando, non l'abbiamo neanche citato, ma fare i complimenti. Sta gestendo bene la gara con molta pulizia, lo guardo. Sì, no, ma soprattutto io ho la possibilità di guardare i tempi in confronto a voi, vi dico che sta girando in tempi incredibili, ma soprattutto una costanza impressionante, ma una costanza su tempi incredibile, addirittura è riuscito a migliorare adesso che tecnicamente dovrebbe essere più in crisi perché ha sicuramente le gomme un po' più usurate, eppure sta facendo dei temponi anche quando mancano 3 minuti alla fine. Quindi comunque non l'abbiamo citato fino adesso, però veramente incredibile. A volte
chi è in testa e guida così, quindi è, diciamo, tranquillo, è sfortunato per quanto riguarda le riprese. Sì, quello sicuramente. Si pensa sempre agli altri, dove c'è la guerra, dove ci sono i sorpassi, e al capofila lo si lascia in pace, diciamo. Assolutamente, però visto che ormai è quasi finita la gara, volevo fargli questo complimento, perché effettivamente se lo merita. Di gloria anche per lui, che assolutamente sta facendo una gara veramente magistrale, quindi incredibile, molto bravo, sì. Molto bravo, veramente. Quindi vediamo come siamo combinati. C'è Squalo che sta in piano. Vorrei vedere i tempi 36, 34, 9, 36. Fai vedere invece nota, perché mi sembra che è calato un pochettino. Ed effettivamente lo sta recuperando Squalo. Nota, però ormai mancano 2 minuti alla fine. Quindi ormai credo sia quasi impossibile per Squalo poterlo recuperare. Però l'ha recuperato tantissimo, perché adesso il distacco è a meno di ormai è a un secondo. Lo vede negli specchietti, lo vede. È un po' più, distacco è un po' più di un secondo, quando prima si parlava di 5 secondi buoni. Quindi Squalo ha recuperato tantissimo. Un'ulteriore nota di merito, quella di Squalo, che anche lui è un po' come nota, perché anche Squalo in questo campionato non ha molla. Avuto tantissime sfortune. Squalo, io lo conosco bene, so che lui sono le sue macchine, lui preferisce tanto, lui gli piacciono di più le trazioni anteriori. Sì, i campionati così, con le macchine così, lo sono, infatti. Ma sai, se Antonio è calmo e tranquillo, può gestire questi ultimi minuti che mancano con molta tranquillità, fare sempre il suo tempo. Comunque guadagna qualche decimo, ma insomma... Ci chiedono dalla chat perché Mombelli risultato doppiato quando ha scontato solo un drive-thru. Il discorso è che lui è entrato in box a inizio gara e evidentemente l'hanno doppiato. Non so cosa dire, ha perso tanto tempo ai box e quindi è stato doppiato. Credo sia semplicemente questo il motivo. Bisogna vedere quanto tempo ha perso a secondo cosa ha fatto. Comunque... quanto manca? Peccato, perché... Antonio, calma. Mancano un minuto, ragazzi. Andiamo a... ormai direi di andare. Vediamo Antonio e... ma va bene, sono comunque un buon distacco. Non credo ce la possa fare Squalo. Sono abbastanza ora tutti staccati. E ora ci ha tentato con una staccatona proprio al limite per cercare di recuperarli. Bene. Però direi di, per l'API, di andare a fare qualche ripresa almeno alla fine a mano Marangon. Sì, che io intanto seguo nota e people così, squalo così. 50° minuto probabilmente adesso, quindi taglierà il traguardo direttamente Marangon e andrà a vincere questa gara. Non ci sarà, credo, non so se c'è un altro giro o no, ma credo di no. Vediamo se va. E quindi vince, ultimo giro ufficiale, quindi vittoria meritatissima quella di Marangon, fantastico Manuel Marangon, una vittoria strepitosa. Sta arrivando anche il buon Pipolo in seconda posizione, anche lui. Piano Antonio, e Squalo, forza. Attenzione che alle ultimissime curve comunque Squalo non molla, vuole andare a disturbare comunque. Antonio, sì, infatti. Moreno Nicita finisce ormai anche Pipolo, che è sul rettilineo principale, quindi è confermata la seconda posizione di Pipolo. Mi dispiace tantissimo per Leopoldo in maniera incredibile. Ormai ufficiale, niente da fare per Squalo, terza posizione, taglia il traguardo Antonio, nota, quarta posizione Squalo, bravissimo Squalo e bravissimo anche Peretti che sta tagliando il traguardo adesso, bravissimo, infatti fa i fari, giustamente felicissimo. Anche Peretti, Antonio, bravissimo anche sesta posizione per Rosa, quindi quarto, quinto, sesto team RRS, fantastici. Ottava posizione arriva Civitella dopo la sfortunata aspetta perché Rosa risulta in gine, non è che ha superato il traguardo, vero? No, c'è tranquillo. Ottava posizione Samuele Baldani, ufficiale nono, quindi interessante anche questa, molto interessante. Tieghi partirà in pole position, tale traguardo adesso in decima posizione, undicesimo Luca Rosmarino, velocissima la classifica. Perfetto. Niente, Marangon, Pipolo, nota, Squalo, Peretti, Rosa, Gasperini, Civitella, Baldan, Tieghi, Rosmarino, Nicita, Moriconi, Mombelli ed è sparita la classifica. Però comunque, allora... Sarà interessantissimo, perché adesso, visto comunque che partirà in seconda posizione Baldan. Che ricordo, adesso vado a vedere,
Baldani a 121 e davanti a sé a Mombelli che è arrivato 21esimo, che non ha preso nessun punto. Il distacco è notevole, voglio capire quanti punti si prendono arrivando nono. Arrivando nono si prendono 12 punti, invece arrivando 21esimo si prendono esattamente appunto 0 punti. Quindi adesso ha guadagnato 12 punti secchi su Mombelli. Ricordiamo che Baldan e Mombelli si giocano sempre la terza posizione in classifica generale, quindi è fondamentale, e adesso il distacco è irrisorio, quindi adesso nella prossima manche dobbiamo tenere molto sotto controllo Mombelli, che partirà 21esimo, e Baldan che partirà però anche secondo. Si lamenta anche lui, che dice che col drive thru non può essere doppiato, anche lui si lamenta un poco, va? Si vede che non è rimasto molto convinto di questa situazione. Purtroppo non saprei cosa dire. Comunque mi scrivono 21esimo Mombelli, forse ho detto una boiata io, scusa. Era arrivato forse 14esimo, adesso non mi ricordo più. Ha ragione anche lui, non mi ricordo più onestamente, scusate. Vediamo se ci abbiamo, possiamo andare a prenderli. Intanto riavvio il server perché evidentemente c'è qualche problema. Non mi ricordo più quant'è che è arrivato il buon... Comunque si chiamano la pubblicità, ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, tanto noi facciamo anche una breve pausa, poi dopo ne riparliamo dopo. Rimanete qua, ragazzi, perché sarà un'ultima gara di questo campionato veramente da vedere, quindi rimanete, dopo ne parliamo. Pubblicità del mitico Lapisim, via!
Siamo di nuovo in diretta, E eccoci qui. Leggevo quello che stavate scrivendo lì sulla chat. Avete perfettamente ragione, perché effettivamente un drive tu non ho capito che cosa è successo. Io onestamente pensavo che Mombelli, visto che gli vedevo che aveva la macchina leggermente danneggiata sull'anteriore, pensavo fosse rientrato per fare delle riparazioni. Invece, se mi dite che è un drive-thru, questa cosa qui onestamente non lo sapevo. Ed effettivamente è strana, perché non riesco a capire che cosa alla fine sia successo. Non vorrei dire, magari è partito leggermente in anticipo e quindi è stato. Non saprei. Probabilmente magari l'unica. Perché visto che era andato proprio al primo giro, perché mi ricordo che era entrato subito fino al primo giro. Evidentemente ha magari partito leggermente in anticipo. E il gioco gli ha dato giustamente la penalità. Sì, ma effettivamente ti devo dire che io che poco fa stavo guardando la partenza. Effettivamente Mombelli si è mosso prima, Perché l'unica. Sì, si è mosso prima. L'avevo notato questa cosa. Infatti lui è partito e poi si è accorto forse di aver fatto l'errore, ha mollato un attimo e tutti lo hanno passato, chiaramente. Esatto, quindi un drive thru sulla questione del come che si chiama, del un giro che gli hanno dato di svantaggio, questo non lo saprei. Evidentemente ha perso tanto tempo nel drive thru, non saprei cosa dire. Onestamente. Vabbè, certo, giustamente deve fermarci e ripartire. Intanto siamo passati, pronti. Esatto, siamo già passati alla seconda gara, attenzione. Dopo ne riparleremo, purtroppo. Adesso possiamo vedere cosa è arrivato Mombelli. Sì, 14esimo, dicevo bene. Arrivato 14esimo, sì, Mombelli, mi scuso tantissimo nei suoi sostenitori che ci sono in chat in questo momento, mi scuso perché ho detto 21esimo, sì, non so neanch'io il perché, no, 14esimo, quindi sì. 14esimo vorrebbe dire che ha portato a casa, esattamente, lo dico subito, 14esimo ha portato a casa 7 punti, invece Baldan ha portato a casa, arrivando nono, 12 punti, quindi effettivamente comunque adesso Mombelli ha ancora un notevole vantaggio di distacco su Baldan, che ricordiamo che adesso Baldan partirà secondo, e ricordiamo che appunto questa è l'ultima gara del campionato. E che sicuramente sì, questi due piloti qui, Baldan e Mombelli, si stanno giocando la terza posizione, quindi si stanno giocando il podio effettivamente di questa gara. Quindi sono piloti da tenere d'occhio. Il grandissimo Leopardo, pensate, partirà solo 19esimo, indietrissimo. Ci dispiace tantissimo di quello che è successo. Purtroppo i motori fusi se ne sono visti tanti. Sì, questa delicatezza. Molto sì, delicati. Motori sì, molto delicate, troppo così. Insomma, vediamo, dai. Facciamo una velocissima carrellata però dei piloti che l'inversione di griglia. Allora, sì. Prima posizione partirà il secondo, yeah, appunto Baldan, terza posizione Civitella, quarta posizione Gasperini, quinta posizione Rosa. Sesta posizione Peretti, settima posizione Squalo, ottavo Nota, nono Pippolo, decimo Marangon. Poi abbiamo Rosmarino, Nicita, Morricone, Marco, Mombelli, Migliorucci, Dennis, Marangon, Benetti, Federico, Variale, Leo. Poi chi c'è? Scozza Fava, Fabrizio, Cappelletti, Belli, Mucelli, Bortolotti, Romano e per ultimo Benvenuto. Purtroppo è stato il più sfortunato, proprio si è fermato all'inizio. Già. Pazienza, ma poco fa ci ho parlato, mi diceva che appunto nella caos iniziale purtroppo è stato colpito e poi il motore lo ha tradito purtroppo, quindi queste gare di monomarca sono così. Bisognerà vedere come andrà ora col prossimo, con la Golf. Sarà pure lì. Ah sì, con le Rabbit, sì. Campionato. Ci saremo noi lì poi, vediamo che combiniamo noi. Va? Intanto i piloti si sono quasi tutti schierati. Faccio notare sempre come le piazzole sono molto vicine. Perché questa pista ha questa caratteristica di così. E allora vediamo. Io mi posiziono su Nota. Io sono su Baldan. Vediamo cosa combina. Vediamo. E
stanno schierando tutti. Vedo che il semaforo stia per scattare. Rosso, ragazzi, ultima gara di campionato, sì. Sta per partire. Si alzano i giri, via. Parte fantastico la partenza, via. Di anche Nota guadagna tantissimo. Mamma mia, cosa ha fatto Nota. Tanto c'è Peretti che lo vedo. Sì. Valdan è in testa. Madonna, che ha fatto una partenza fantastica Nota, ha lasciato la frizione in maniera perfetta, si porta secondo, bravissima la partenza di Nota, bravissimo Nota. Terzo Rosa, quarto Rosa, Marangon. Anche Marangon era decimo, ha recuperato, quarto. Madonna, porca, tanto, anche, sì. Anche Marangon, partenza paurosa. Sì. Tieghi ha fatto una partenza, diciamo, è Tieghi quinto, invece però, quinto, tanto. Ha perso tantissimo Tieghi, settimo Squalo. Anche Leopoldo, già è ottavo. Leopoldo, attenzione, buon Madonna, Leopoldo, bravissimo. Tanto. Vediamo invece il nostro amico Andrea Pippolo, è decimo. Quindi adesso Leopoldo è davanti, sì. Però purtroppo non credo riesca più purtroppo a recuperare. Almeno, certo, in 1-0, almeno in 1-0, esatto, certo, della gara precedente. Attenzione che sono tutti vicini, attenzione, riceve una piccola toccatina da Leo, che anche Leo ha fatto una partenzona delle sue, che era partito molto indietro, adesso già Leo è undicesimo, anche lui che ha fatto una partenza che stava già dando fastidio a Pippolo. Infatti, come potete vedere, undicesima posizione, se vuole andare l'Api, che sta già passando all'esterno su Pippolo. Attenzione, punto pericolosissimo, e Pippolo perde una posizione. C'è poco da scherzare con questo pilota, perché sta giocando il campionato ancora Leo, che prova su Casperini. Andiamo davanti a dare uno sguardo. C'è Nota che sta anche allora, lui, sì. Si è portato davanti su Baldanza cercando di andare in pensierino. Vediamo il primo giro, vediamo dei distacchi al primo giro. Vediamo, ecco, Baldan con Nota, attenzione, accanto, vediamo. Attenzione, lo passa. Attenzione, Gasperini. Sì, è passato. Pippolo e Gasperini. Oh, Pippolo e Gasperini, attenzione, punto pericolosissimo. Rischia di ribaltarsi, botto, qua. Botto. Pippolo, che è successo lì davanti? Sì, si sono toccati. Marangon, attenzione, Manuel Marangon. Gomma bucata per Marangon, il leader. Si sono toccati insieme, credo. Non vorrei essere, se ho sbagliato, con chi si è toccato, perché ho visto le due macchine che erano dietro, quindi non saprei onestamente. Sì, adesso comunque, vedo che Nota è primo. Sì, al momento abbiamo Nota in prima. Bravissimo Nota, ne sta approfittando, tantissimo di questa. Baldan evidentemente si è toccato con Baldan, che ha perso la posizione. No, Baldan è secondo ancora, poi terzo abbiamo Civitella, quarto Vardiale, bravissimo quinto Leopoldo, Tieghi, sesto Squalo, settimo Leo, poi abbiamo Gasperini, Pippolo nono, Morriconi decimo, Mombelli undicesimo, quindi niente, Marangon si è ritirato, quindi allora il colpo peccato. È stato troppo, sì, Marangon. Ah, ecco, con Rosa si è toccato, giusto, si sono toccati Rosa e Marangon, tutte e due fuori, ecco che con chi si era toccato. Ho visto peccato io che erano due macchine similari. Marangon comunque stava giocando le prime posizioni in campionato, perché era settimo in posizione generale nel campionato. Adesso è molto interessante che dietro vedo che c'è Alessandrini, Federico, che se le stanno dando di santa ragione, ma sono troppe le battaglie, direi di stare davanti, perché ci sono tanti piloti che ci interessano, diciamo, usiamo questo termine che è un po' brutto da usare, però. E così abbiamo Baldan adesso per la terza posizione, dobbiamo tenere d'occhio Baldan e Mombelli. Mombelli adesso è in undicesima posizione in recupero netto, perché sicuramente ne ha da e vendere. Baldan Mombelli si deve guardare le spalle da Civitella, perché e Baldan si deve guardare le spalle da Civitella, proprio. Che già Civitella è stato in terza posizione per l'Api, sì. Già si stava facendo vedere dagli specchietti, attenzione. E intanto Antonio ha già preso quasi 2 secondi di vantaggio su Baldan, che chiaramente deve guardarsi le spalle da Civitella e da un Varriale veramente all'arrembaggio, perché è partito come una scheggia e sta cercando di fare il possibile, anche se è difficile per lui recuperare, però sta cercando di dare almeno di dimostrare di essere un pilota valido, ma infatti lo ha già dimostrato. Di accettare la sconfitta con l'onore delle armi, va, diciamo. Esatto. Sta provando Rosa, su Civitella, si è ritirato. Sì, Rosa si è ritirato definitivamente. Sospensione. Sì. Ma si sono toccati di Rosa. Brutto tutti e due. Attenzione a Varriale, che sta puntando Civitella in maniera incredibile.
anche dietro sto vedendo, sì, mamma mia, nel dritto proprio non sa da dove infilarsi prima. Attenzione che questo è un punto molto pericoloso, esce dalla scia di Civitella, proprio la saccata all'interno, si toccano leggermente, che sorpasso fantastico in un punto rischiosissimo, lì è difficilissimo, ha fatto un sorpasso, è entrato di decisione, fantastico, bravissimo il buon Variale, adesso conquista la terza posizione della riscossa, vuole fare di tutto, sta andando a prendersi anche Baldanti, attenzione Civitella, ma anche dietro vedevo che c'erano piloti, guardate, sesta posizione per Leo, attenzione c'è Leo all'interno che ha toccato Tieghi, anche Leo ha fatto un sorpasso adesso fantastico, che c'è anche Casperini che sono tutti lì, fantastico veramente, anche Tieghi, attenzione che si sta, anche lui prova la staccata all'interno, vediamo se prova la staccata qui, no, la frena un po' prima, vediamo se forse ne approfitta dietro Casperini all'esterno, attenzione Leo, e anche Casperini che tocca Tieghi, e Leo che arriva lunghissimo, salta a tutte e quattro le volte, si alza una terra, adesso vediamo ancora Tieghi che è lì, intanto che sta cercando Variale è in scia, proprio in scia, e intanto, esatto, anche davanti, attenzione. Variale, terza posizione per il buon Lappi, perché si sta facendo continuamente vedere dagli specchietti in questo punto molto pericoloso, difficilissimo, eccolo, anche lui, eccolo. Guarda come esce, incredibile, Variale sta dando veramente la dimostrazione di essere un pilota coi controcoglioni, usiamo questo termine, però dobbiamo usarlo qui. Sì, 23-01 si può. 23-01 si può, per un minuto lo posso dire. Non possiamo dire. E quindi no, veramente sta dando una grande dimostrazione, sta andando fortissimo veramente. Baldan sta, ecco, si è allargato, forse approfitta tutto esterno. No, no, Samuele ha continuato a tenergli testa, ma e adesso però è uscito meglio, richiude la porta in faccia, guarda che roba, sono attaccati, lo stava letteralmente spingendo in quella frazione, fa incredibile come sta, le sta provando tutte giustamente Baldan, ancora si toccano leggermente, attenzione, perde, ha fuso il motore out per Baldan, quindi adesso apre le porte, attenzione, motore out, motore fumante, adesso apre la porta a Mombelli, quindi adesso Mombelli tecnicamente ha la certezza di avere attualmente la terza posizione, se tutto va bene adesso, no, ma Tieghi si è girato, Morricone, attenzione, colpisce Mombelli, Tieghi si è girato, attenzione che era davanti, è finito dodicesimo. Mentre ne approfitta Pippolo che adesso recupera tante posizioni, anche è Leo sesto, bravo. Sesto, sì, infatti, sono sesto. Vediamo. Tanto Nota ne ha approfittato, ricordiamo 4 secondi ha dato. 4 secondi e mezzo, ahia Variale si è allargato tantissimo, comunque tiene dentro. E comunque ha guadagnato anche lui mezzo secondo su Civitella, che a sua volta si deve guardare le spalle perché c'è lo squalo in agguato. Lo squalo pronto a colpire, e li vedo infatti tutti e due attaccatissimi. Che è in quarta posizione, bravissimo anche squalo, sicuramente questi piloti si stanno divertendo tantissimo in pista, su questo circuito veramente ci ha divertiti, sono sicuro che comunque a prescindere da tutto si stanno divertendo tantissimo, il primo è squalo che lo merita, perché tutte le sfortune che ha avuto, si merita quello che sta facendo, bravo squalo anche adesso in quarta posizione, anche dietro vedo, attenzione, che stavo vedendo Gasperini, sta arrivando e Federico, sta arrivando anche Federico, adesso c'è Emilio Rucci e Romano che erano in battaglia, ci sono tante battaglie anche dietro, ma beh, però per adesso direi che possiamo passare dietro un secondo, che vedo avanti sono un po' stabile, no, c'è Pippolo su Leo ancora, si ripropone la battaglia di prima, attenzione, molto interessante, ma anche Spalò è attaccato a Civitella, mentre Leo è leggermente staccato di 8 decimi circa, che comunque deve stare attento alle sue spalle perché il buon Pippolo è lì anche lui pronto a infilarsi, ma infatti anche prima ho visto che si stava provando all'esterno, e la battaglia che abbiamo visto prima tra cui Pippolo, Leo, ha esagerato ancora, e ha tagliato, ormai ha tagliato di consueto, troppo, perché sì, non ne fa una giusta con queste Clio, Leo proprio. Ha tagliato troppo la curva, è andato su due ruote, c'è Emilio Rucci su Romano e anche prima, infatti, esatto, decima posizione, Emiliano Emilio Rucci che stava provando a infastidire Romano,
Vai, Emilio, il nostro regista. Il nostro nuovo regista con la sua macchina che si fa notare, direi, perché sì, è sì, un mix di colori. Ma infatti gli devo, poi se viene se lo intervistiamo, gli devo chiedere, che mi sono visto il replay là, della gara di rally. Mamma mia, ma aveva molti questi lag, ma si vedevano in gara. Ma io credo che sia dovuto alla pista e alla mod. Mamma mia, ho visto veramente un po' di impero, un po' pesante. Sì. Ah, si è girato. Attenzione, squalo, quarta posizione, quinta posizione, squalo per l'Ape. Attenzione, squaletto. Si è girato squalo. Sempre nella solita sua curva in discesa, curva maledetta, perché anche prima ha rischiato di picchiarla in quel punto. Adesso si è girato, peccato. Avere un altro pilota che è andato. Un altro pilota che è andato largo con una macchina verde e nera. Sì, ha perso tantissimo. È undicesimo, era quarto. Pensate, peccato. Povero squalo lì. Ha avuto ancora il problema che gli si è alleggerito il posteriore, è partita di traverso, ha perso la macchina, ha perso anche tantissime posizioni perché è finito in ghiaia, ha dovuto rientrare in pista, ha perso tantissimo. È undicesimo, sì, peccato, peccato, anche prima ha rischiato di picchiarla, tu non l'hai visto perché non eri ancora entrato, ma ha rischiato di picchiarla in maniera allucinante. Anche davanti sto vedendo, no, c'era dietro che stava provando, vedevo dei piloti che si stavano dando battaglia, non riesco a capire. Ma nel gruppone del mezzo, sì, sono fra... C'è Rosmarino e Benvenuto che un po' si stavano, sì, erano vicini. C'è Romano, c'è Migliorucci che si stanno proprio, c'è Migliorucci che ha bussato parecchie volte a Romano, gli ha dato qualche bussatina. E poi ci sono gli altri Migliorucci non ha posizione, attenzione che ha provato facendo. Intanto Mombelli è risalito in settima posizione, ha davanti Morriconi, sì, Corrado ora è sesto, Benvenuto è sedicesimo, scusami. Io direi di fare un velocissimo riepilogo, però, perché sì, siamo già quasi a metà gara. Sì, siamo al 12 minuti, sì, infatti. Velocissimo riepilogo, prima posizione Notta, seconda posizione Leopoldo, terza posizione Civitella, quarta posizione Pipolo che sta andando a riprendere Civitella, sono vicinissimi, anzi attenzione, sì, direi di stare qui per... ecco. Stiamo, anzi direi di, per l'Api di andare su Pipolo in quarta posizione perché... E proprio in questo frangente Civitella è uscito leggermente largo, sta provando Pipolo per la terza posizione, attenzione, andiamo in croce di traiettoria, probabilmente uscirà meglio, infatti esce decisamente meglio, adesso sono affiancati Pipolo e Civitella, vediamo se proverà dritto, infatti. Il sorpasso è già davanti perché effettivamente è uscito molto meglio, infatti passa meglio, infatti, abbastanza agevolmente, bellissimo sorpasso, però riprova ancora Civitella, attenzione, niente da fare, no? Approvato, ripeto, c'è sempre da gesticolare, bisogna stare cauti con Pipolo che è il leader del campionato, e non è mai bello buttarlo fuori, un leader del campionato che sta per vincere il campionato, buttarlo fuori sarebbe una brutta cosa. E passa, bravissimo Civitella, è stato molto corretto, bravissimo Pipolo che ha fatto un ennesimo sorpasso, fino bello, adesso, adesso miglior pilota in pista è stato Pipolo, intanto dopo siamo... anche quello che ha fatto nella precedente gara, quindi terza posizione ufficiale, adesso andrà. Vediamo se riuscirà ad andare a prendere il suo diretto rivale. Ma c'ha 4 secondi di svantaggio, vediamo. È ancora più di metà gara davanti, quindi vedremo vedremo. Ma sai, Reale gli fornisce l'assist, guarda, perché ora è uscito pure lui largo dalla solita curva in discesa e quindi sembra proprio che lo vuole aiutare. Vediamo se riusciremo a vedere l'ultima battaglia tra questi due bravissimi piloti in questo campionato. Arriva ancora largo Leopoldo, ancora problemi in quella curva lì, anche prima ho visto che era arrivato largo. E nota di tutto questo, ne approfitta, 4 secondi e 5 il buon Antonio, e sta deve andando tenere, molto forte. Sì, deve tenere duro, tranquillo, perché la gara è ancora lunghetta, ancora siamo 15 minuti. Quindi Baldan si è ritirato. Sì, Baldan non è. Siamo a 4 secondi e 7, quindi ha guadagnato qualcosa con quegli errori di Barriale Antonio, mentre Pipolo non ne ha saputo approfittare tanto, perché ancora ha circa quasi 3 secondi, sì, poco meno di 3 secondi. Che comunque anche lui deve stare attento, perché Civitella non molla,
è a un secondo no, da lui, infatti. Quindi non molla. Vedevo che c'è. È passato alla fine Emilio Rucci. Ottano la posizione. C'è Romano che sta provando ancora all'interno su Emilio Rucci. Ripassa. Attenzione, sono appaiati. Si toccano leggermente. Un pelino, un rischio. Anche Mombelli e Morricone sono dietro l'altro. Esatto. Eh? Ah, anche Tieghi, undicesima decima sì. per Scozzafava e Tieghi e il buon Federico. Federico, sono un trenino tutti e tre in meno di un secondo. Tutti attenzione, e tre attaccati. Frena, attenzione, rischia tantissimo di toccare Tieghi. Ai, quel Leo, punto. Leo. Dov'è Leo? Ritirato. Sì, no, ma Leo era già prima, si era ribaltato. Vero. Allora, si è ritirato ora, ho preferito guardare un po'. Non l'avevo visto. Si ha lasciato il coso. Comunque vediamo Spipolo che continua a andare forte, è uscito larghissimo dall'ultima curva sul rettilineo e vediamo il distacco, circa 3 secondi scarsi, quindi gli ha recuperato qualcosina a Variale. Beh, ascoltami, adesso come adesso comunque l'unica cosa che deve fare Pipolo è quella di portare la macchina in fondo. Esatto, deve portare la macchina in fondo, perché rischiare sarebbe assolutamente inutile, rischierebbe addirittura di zero, certo, esatto, di buttare all'aria rischiare. Quello che invece è, perché comunque adesso se le situazioni rimangono così, cioè seconda posizione per Variale, terza certo. posizione per Pipolo, Pipolo comunque ha la certezza matematica di vincere il campionato, quindi certo. esatto, quindi non avrebbe senso rischiare. Quello che dovrebbe deve fare un po' il ragioniere, dai. Sì, deve semplicemente cercare di guidare pulito, stare attento comunque sempre dietro. Ma anche perché credo che, se non sbaglio, tutti e due sono nella stessa squadra, quindi sicuramente fra di loro si parleranno, credo che si diranno qualcosa, ritengo. Sì, però comunque il discorso è che giocandosi comunque il campionato, sai, sono nella stessa squadra, quello sicuramente. Comunque la vittoria comunque singola di un pilota rimane. Certo, fa sempre piacere. Comunque il distacco è sempre sui 3 secondi, quindi diciamo che lui sta mantenendo il suo ritmo, adesso sta facendo Variale. È che Pipolo ogni tanto si allarga troppo, si vede che non ci riesce a star buono, va? Vuole andare lì per forza, lo vuole andare a prendere. Assolutamente. E Antonio, lo stesso Variale ha recuperato qualcosina su Nota. Circa un secondo, intanto siamo a 17 minuti di gara, quindi vediamo dietro cosa c'è, qualche altro. Ma gli unici due sono Gasperini e Morriconi, che sono abbastanza vicini, poi gli altri insomma si sono distacco c'è fra tutti gli altri. No, c'è Mombelli e Morriconi adesso. Per la sesta e settima posizione. Ecco, loro due, sì, infatti loro due sono quelli più vicini. Gli altri sono molto più... Ai, Pipolo! Stava mettendo la solita curva in discesa. Invece c'è Variale che ha recuperato tantissimo sul Nota. Già gli ha ripreso un altro secondo, siamo a 2 secondi e 9. Ancora mancano 12 minuti, ora li ha recuperato un altro pochino. È uscito un pelino larghino, nota, vediamo. Tempo ne ha effettivamente per poter recuperare qualcosina. Magari Leopoldo. Sì, infatti. Vediamo poi dietro, insomma, sembra che tutto si sia stabilizzato. Eccetto Mombelli e Morriconi, ma poi gli altri sono abbastanza tranquilli. Tra i ritirati già ne abbiamo ben 6. Allora abbiamo Leo, Baldanni, Cita, Bortolotti, Rosa e Marangon, che hanno lasciato la carovana delle Clio per ritirarsi in quest'ultima prova. Comunque, per quanto riguarda la classifica in campionato, direi che ormai, se tutto finisce come è attualmente, le posizioni dovrebbero rimanere invariate, cioè la vittoria di Andrea Pipolo, secondo Variale, terzo appunto Mombelli. A questo punto Mombelli ha, col ritiro di Baldana, la certezza di arrivare ormai di terzo. Arrivare adesso terzo, sta Mombelli sta cercando di fastidire Morriconi, ma
comunque anche con il quattordicesimo posizione che ha fatto posto, prima, anche, prima se, sì. Anche se Variale si è ritirato prima, comunque Mombelli non può Mombelli pensare a, prima, certo. Non può pensare di riuscire di a recuperare, sì, esatto, sì, esatto. Sì, quindi sì. Tecnicamente adesso le posizioni sono invariate, cioè sono quelle che sono attualmente. Se così finisce, quelle saranno le posizioni. Poi dal terzo in poi, certo, sì, certo. Dal terzo in poi, poi sicuramente ci saranno dei rimescolamenti, visto appunto Baldan che si è ritirato, eccetera, eccetera. Sicuramente dopo la terza comunque, posizione, mancano, attenzione, Morricone, attenzione, arriva largo e Mombelli passa all'interno. Quindi Mombelli guadagna la sesta posizione su Morricone. Sì. Sì, sì. Ed è a meno di 2 secondi da Gasperini, quindi potrebbe anche tentare di andarlo a prendere. Mancano 10 minuti. Ormai davanti Nota è sempre con ora 2 secondi e mezzo di vantaggio su Pipolo, che ne ha su Varriale, che ne ha ben 6 circa su Pipolo. Civitella Pipolo... è quarto a 1 secondo e mezzo da Pipolo, poi abbiamo Gasperini. Poi abbiamo Mombelli, Morricone, Romano, Migliorucci e Scozzafava nei primi 10. Sì, sì. Comunque sì. Pipolo ci ha ascoltati perché ha alzato un po' il piede. Sì, sì, sì. Giustamente lui la terza posizione va più che bene, quindi ha alzato leggermente il piede, non sta più tirando. Invece quello che invece sta provando è evidentemente Leopoldo, Parliamo. Che sì, vede continuamente il distacco calare, ancora 9 minuti disponibili. Sì. Da 3 secondi abbondanti che erano, si è portato a 2 e 3, adesso 2 e 5, però sì. Perché nel settore centrale Nota guadagna sempre quel qualcosina in più, sì, infatti, che infatti. Poi gli viene ripreso invece nel primo set da Leopoldo. Comunque ti devo dire che Mombelli anche lui sta facendo, credo che abbia intenzione di andare a prendere a Gasperini, perché gli ha recuperato tantissimo, ora è a meno di 1 secondo, è circa 8 beh, decimi. Ma è per forza, perché Mombelli è un pilota che ha avuto con la sfortuna del drive thru, sì, però sì, ha sì, dimostrato sì, dalle qualifiche appunto di andare fortissimo. Di andare forte, adesso ha passato sì, giustamente, ha passato Morricone, adesso Morricone, sta sì. Andando a prendere Gasperini, perché evidentemente ne ha di più, anche infatti sì. Guardando nei tempi ha stampato un 33,9. Quindi comunque sicuramente rispetto invece stava combinando, ha preso troppo il cordolo e si stava tirando su. Intanto abbiamo sempre a 8 minuti, siamo già a 8 minuti, sempre Nota avanti con 2 secondi e sì, mezzo 2, di 4. Vantaggio. Sì, ha perso sì, un decimino, sì, 2-0 sì, adesso, sì. Anzi attenzione che ha recuperato, sempre vedete, recupera tantissimo nel primo settore Leopoldo, cosa che li perde poi nell'ultimo settore, però ha guadagnato sì. Ancora 4 decimi adesso, 2 secondi netti. Intanto c'è Morricone che sta piano piano di nuovo riattaccando Mombelli. Fra di due c'è è sempre un tiremolla. Dopo quel piccolo errorino, sì, è un tiremolla. Cioè, prima c'era Mombelli che stava provando su Gasperini, adesso è Morricone che ha ripreso Mombelli. Sono le solite molle. Ha superato Diego. Ah, sì. Ha recuperato, ora è undicesimo. Sì, è vero, almeno qualche punto per lui. Volevo dire, Squalo alla fine non è più riuscito a recuperare, adesso è quindicesimo. No. Non sì, ha avuto molto più, indietro, purtroppo. Sì, peccato. Poi ha avuto anche tante sfortune in quella seconda gara, dopo la bella gara di prima, perché anche Peretti, 19esimo, che non ho capito cosa è successo a Peretti, perché lo vedevo indietro, o che è successo qualcosa durante il formation lap, perché... Lui tecnicamente doveva partire davanti, eppure davanti. L'ho visto che era proprio già da inizio è partito dietro. Gara sfortuna di questa, purtroppo dopo il bel risultato della prima, questa seconda gara per il team RRS un pochettino sfortunata. Tanto vediamo qua nel primo settore se ha recuperato ancora, ma vedere a occhio sì, e anche tanto, vediamo. Non taglierà sotto il trattore 1.890. Mancano 6 sì, minuti sì, e sì. Si sta portando a 1.8. Vediamo se 1.8, il buon sì. Leopoldo riuscirà ad andare a rompere le palle. Usiamo questo termine. Buon Antonio. Tanto, esatto, al buon Antonio, ma proprio ormai all'ultimo. Vediamo se Leopoldo comunque vuole dimostrare di
di andare forte, comunque vuole cercare di non avere più di tanto il distacco, anche per una soddisfazione personale, credo. No, ma soprattutto per soddisfazione personale, perché ti ripeto, troppi guai, troppi danni. Rosmarino ha fatto un'entrata furibonda su Squalo. Attenzione, sì. Rosmarino lo vedo senza paraurti, è successo qualcosa là, tu l'hai visto per caso? Già quello ce l'aveva prima, no? Gli ha fatto un'entrata, si sono sportellati e Squalo penso sì che sia stato buttato fuori e Benvenuto che era terzo, cioè dietro di loro ha preso il via, ne ha approfittato, tredicesimo ora infatti. Sì, infatti vedevo che rallentava un pochettino Rosmarino, visto che andava piano, pensavo un problema. Siamo a 1.7 il vantaggio di Antonio ancora nei confronti di Barriale. 1.7, però vediamo in questa curva e mancano qui 5 lui minuti. Ma lui nel primo settore recupera tanto, sì, quindi vediamo se adesso riesce sotto il taglio del traguardo qui in uscita. Vedere occhio, sembrerebbe di sì, che ha guadagnato ancora, sono meno di un secondo e 7 qua, A occhio, adesso vediamo nel secondo intermedio cosa dice. 1.5, sì, due decimi, 1.5. Altri due decimi, mancano 5 minuti alla fine, poco meno di 5 minuti alla fine. Vediamo se Leopoldo riesce a conquistare almeno la sua ultima soddisfazione. Un grande peccato, perché adesso era Se la sarebbe, mi dispiace, peccato, perché se la sarebbero giocata veramente fino all'ultima cura. Invece così adesso giustamente Pippolo si è rilassato, ha alzato il piede. Ormai è a 9 secondi da Antonio, sì, circa 8 sicuramente secondi, ma puramente ha alzato il piede proprio per come diciamo noi. Perché lui la possibilità di andare a prenderlo ce l'aveva sicuramente. L'aveva, sì, infatti. Però ma giustamente, per questo è il problema, perché abbia giustamente detto come fa a fare e quindi alla siciliana. sì, infatti. Mentre vediamo ora sul traguardo quant'è il vantaggio ancora di Antonio, vediamo, passa ora Calo, 1.9, ha ripreso due decimi Antonio. Evidentemente quel piccolo errore che ha fatto Leopoldo, evidentemente in quella uscita. È però chiaro che lui sta tentando. Però è perché è proprio recupera proprio nell'ultimo settore, recupera Antonio. Sì, invece Antonio si riprende qualcosa, mentre in questo tratto in questo primo settore sì, invece sì, Leopoldo, perché secondo me vedere da così ha ancora guadagnato qualcosa in questo primo settore. Vediamo. Sì, 7, vedi, no, prende, ha perso i due decimi, gli sì, però due ha perso decimi, però ha perso rispetto a prima perché era 5, quindi è 7, sì, ha perso due decimini. Sì, è proprio quell'uscita che ha fatto prima che gli è costata questi due decimi. Beh, ormai direi che mancano 3 minuti alla fine, vediamo. Incrociamo le dita lì, cerchiamo di dare aiutiamo. Io spingo Antonio, quindi. Si sa perché se lo meriti. Credo sia la sua prima vittoria questa, quindi. Ma ci siamo sentiti poco fa e mi ha detto che appunto ha stretto i denti perché ci tiene tanto a finire bene questo campionato. Perché ripeto, sì, adesso hanno avuto tanta sfortuna. Aspetta, vado a vedere effettivamente hanno in che posizione è il buon Antonio. Ma tutti e due i piloti del mio team del Frittotto. Beh, ascoltami, io ti dico, Antonio Nota è in nona posizione con 90 punti, davanti a sé ha Leo che ne ha 96, ma ha fatto 2-0, quindi già è ottavo Antonio. Manuel Marangon ha 97 punti e si è ritirato in questa seconda gara, anche se ha vinto quella di prima. Però credo che Antonio abbia recuperato almeno qualche posizione. Certo, Rosmarino è sesto a 101 punti, ha solo 11 punti di distacco. Rosa dov'è? Rosa anche lui è molto indietro, se non è ritirato. Rosa ritirato, quindi anche tecnicamente. Con questo terzo e primo, il buon Nota, volendo, avrebbe la possibilità di portarsi bene in quinta posizione in campionato. Addirittura. Vabbè, certo. Comunque, godiamoci quest'ultimo minuto, perché Varreale sta facendo lo sforzo, è a un secondo. E Antonio sta stringendo veramente i denti forte per non farsi prendere. Quindi godiamoci quest'ultimo giro, perché siamo entrati ormai giro. Nell'ultimo minuto di questo fantastico campionato, ragazzi. Si concluderà tra pochissimi
Vediamo se scatta il trentesimo adesso. Questo sarà l'ultimo giro. Vediamo se avranno la possibilità di farne un altro o sarà proprio l'ultimo. Vediamo. Tanto, ecco Antonio. Che... distacco si è portato veramente a pochissimo. Secondo, proprio il massimo variale. Veramente, veramente. Vediamo. E ci sarà un altro giro, sì, attenzione. Sì, sì, sì. Giro 8 decimi, Antonio. Esce l'archino, Antonio. Attenzione, forza, all'ultimo giro, dai, vediamo. Dai, Antonio. Forse... non... abbiamo il sostegno, vedi. Forza, forza, Antonio, che Roberto. Tutti siamo qua che ti tiriamo, dannatone. Forza, forza, dai. Ultimo giro per Antonio e per tutti i piloti di questo campionato. Sì, sì, sì. Guarda Mombelli, che staccatona che ha Mombelli, fatto Mombelli anche. E passa Mombelli, bravissimo. No, sono appaiati, quinta e sesta posizione, se ce la fa l'Api. Quattro decimi il distacco, quattro decimi. Forza Antonio, dai. C'è anche Mombelli che stava provando a dietro ad andare ad attaccare. Ecco, dai, tienigli le porte chiuse, non gli aprire nessuna porta, lascialo stare lì, fallo aspettare. Ma credo che sia dura. Forza. Non è un commentatore, ma è un sostenitore, basta. Sì, no, vabbè, per una volta mi levo questa cosa, devo dargli una, devo aiutarlo. Guardiale se la stava vedendo brutta anche Antonio, dai, continua, tiri giù il piede, non lo mollare. Forza, no, Tony, ma ce la fa. Dai, bravissimo Antonio. Staccatona fino alla fine. Varriale è proprio uno squalo, lui è al cinese. Sì. Dai, forza, nell'ultimo retiro, vai, ragazzi, Antonio, forza. E taglia ormai il traguardo, quindi finisce questo campionato. Dai, ecco, prima posizione Antonio, secondo il buon Leopoldo, terzo miseria. Arriverà Pipolo, che è nel rettilineo principale, arriva anche quasi Civitella. Attenzione a Mombelli lì con Gasperini, che non attaccate, anche prima stava provando il sorpasso. Niente da fare. Gasperini quinto, Mombelli sesto. Sì, sono arrivati. Settima tutti, posizione Morricone. Ottava posizione arriverà Romano. Scozzafava, anche lui sta arrivando nono. Buon risultato anche per lui. Top 10 anche per il buon Federico. Anche Migliorucci è riuscito a guadagnare qualche posizione. Sì, undicesimo. Undicesimo Migliorucci. Dodicesimo Tieghi dopo quella sfortuna. Tredicesimo Benvenuto. Quattordicesimo Squalo. Quindicesimo Cappelletti, seguito da Dennis Marangon. Gigi Mucelli e Peretti. Attenzione, diciassettesima e diciottesima posizione. No, non ce la fa. Si sono toccati per l'ultima curva. Quindi 17esimo Mucelli, 18esimo Peretti, 19esimo Alessandrini, Rosmarino, 20esimo Benetti, 21esimo Bellin, 22esimo e poi i primi ritirati. I primi ritirati. Che dire, okay, È andata, no? Bella. Complimenti a Nota, è bravissimo, è riuscito a tenere duro fino alla fine. Mi dispiace tantissimo per Leopoldo e mi era piaciuta veramente tanto, perché si poteva secondo me vedere una bellissima battaglia tra i due. Adesso giustamente li andiamo a beccare, perché voglio parlare con Leopoldo, con Andrea, con Antonio, anche gli voglio fare i complimenti per tutte e due le gare. Sì. Aspetta che chiudiamo qua, se no ci fa impazzire. Ok, vediamo se riuscite, l'Api, se riesce ad andare a prenderli i buon sì, se li trovo in TS gli dico se vogliono scendere. Sì, sono sicuramente arrivano subito, perché sono ma stiamo a vedere, abbiamo allora vediamo chi abbiamo lì. Radaelli, ma facciamo scendere anche Squalo, che gli voglio fare i complimenti, dai. L'ultima gara facciamo un po' di interviste in generale, dai. Sono le ultime interviste di questo campionato. Ma dategli voi i poche, che io come nome non li conosco. Io non lo, allora vediamo. Aspetta, un po'. Aspetta che vediamo, vediamo. Allora, beh, Nota Squalo. c'è. Sì, sì, Nota è un garage full trotter, quindi lì lo possiamo prendere. Poi abbiamo da prendere chi? Civitella e il reparto corso. Dov'è Nota? No, ma portate... Dov'è? Nota e garage full trotto. Beh, full portiamo trotto. Giù Nota intanto, poi aspettiamo Andrea Pipolo e il buon Leopoldo. Onestamente non so, magari si vengono loro giù direttamente in regia. Come si chiamano? Allora, Antonio non lo so. Nota. Garage full trotto. Sì, sì, a Nota l'ho già invitato. Ah. Stavo guardando dove era... C'è Civitella che ha fatto una bella gara, dai. Sì.
Il variale dov'è? Il variale, il variale. Non lo vedo. Infatti non lo vedo neanch'io. Sono due nomi, io vedo Ste, ma non credo sia lui, Lord e Gaspe, ma credo che Gaspe sia Gasperini e Lord non so chi sia. Di Morricone, più vicino. Benetti, Migliorucci. Dai, invitiamo anche quello che ha ideato il campionato. Certo. Vabbè, il buon Marangon. Dennis Marangon. Dennis. Pimpart 75, non so chi è. Vabbè. Ci sono tanti Sopra nomi. già ci sono Squalo e Nota, in regia podio. Ai ai ai. Portiamoli giù tutti e due, dai ragazzi, Sì. portiamoli giù. C'è anche Civitella, ecco, buttiamo giù Civitella è Nota e arrivato Squalo. pure. Portiamo tutti giù, dai. Che poi. User was moved to your channel. User Allora, was moved to your channel. User was moved to your channel. buonasera ragazzi, buonasera. buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a Oh, voi. finalmente Buonasera a Antonio, mi hai tutti. fatto fare due giri finali che ma te li devi andare a sentire. Guarda, ti stavo spingendo pure io, ero messo lì che ti spingevo e tenevo a bada Barriale a farlo stare lontano. Hanno chiamato un'unità coronarica per fare questo abbono. Complimenti Antonio, complimenti, te lo meriti Grazie. veramente, guarda, te lo dico con tutto il Purtroppo cuore, sono veramente contento. è arrivata tardi. Lo so, ma Ma infatti ne abbiamo guarda, detto Antonio, questo. complimenti comunque, ma ti dico, guarda che L'abbiamo guardando per il detto. risultato degli altri piloti, tu che sei nono con 90 punti in classifica, recupereresti tantissime posizioni, eh. Immagino, ho fatto due podi stasera. Hai Sì, ho fatto due fatto podi secondo e e primo, soprattutto quindi. molti dei piloti davanti a te come Leo che avevi davanti a solo 6 punti e tanti altri piloti che oggi hanno Anche fatto gran Rosa, se non mi zero, sbaglio. che avevi Sì, anche anche Rosa era Emanuele, davanti. bravo Rosa, poi avevi anche Manuel Marangon, anche lui si è ritirato in questo, anche se ha vinto prima, però ha fatto un ritiro in quest'ultima gara, tu hai fatto due podi, quindi sicuramente hai portato a casa tanti Si è punti recuperato e un po' in tanto sì. classifica generale, certo. Quello sicuramente. Complimenti per entrambe le gare, soprattutto anche che hai fatto una partenza veramente In gara, spettacolare. allora, gara 1 penso di aver fatto il terzo solo per lo stint centrale di gara, ho mantenuto le gomme, se no User non has arrivavo moved alla to your fine, lo stavo channel. dicendo prima a Squalo, io non, ancora un giro non lo facevo, Vedi? mi avrebbe passato Dicono sicuro. tutti così, hai aspettato proprio che ti arrivassi al posteriore e poi chissà com'è, puff. No, assolutamente no. Ma Ti c'era prendevo un tanta gente che secondo lo al giro, a un certo spingeva. punto non prendevo più neanche un decimo. Va là, Volpone, che ce l'avevi dietro, ce l'avevi quello lì. Aspettato proprio gli ultimi giri perché ho detto se tiro subito brucio le gomme. Invece Avrei Volpone ha finito, aspettato gli ultimi due avrei giri. finito le gomme. Un giro tirare non l'avrei fatto ancora. Avrei fatto un giro dietro di te, che non avrei finito la gomma, sicuro. E invece gara 2 è partenza micidiale, penso, da ottavo, mi sono Sì, trovato infatti, io secondo. avevo proprio la telecamera sulla tua macchina e hai fatto una partenza Mi veramente sono trovato incredibile. secondo dopo la prima curva, c'era davanti a me Baldan, se Hey, mi wake up. sbaglio, sì, e poi poi l'hai l'ho passato sul dritto, passato e voilà, cioè, ho detto sì. Poi ha vado, se avuto non lo faccio adesso corso, non lo faccio più. è quello che succede, è stato quello che succede molto spesso, che è una bella cosa quella di sfruttare la partenza, poi giustamente magari i piloti dietro, come è successo in questo caso, si mettono giustamente a battagliare, tu ne hai approfittato, hai preso quei secondi di vantaggio e alla Sì, fine e sei Variale era lì, riuscito. Variale mi mangiava un decimo dopo l'altro ed è arrivato. Ma Tu sì, nell'ultimo. considera che Variale è partito diciottesimo, e già al primo giro era sesto, settimo, Sì, e anche lui ha anche fatto lui ha una fatto una partenza partenza mostruosa. incredibile, guarda, veramente. Sì. Peccato, è Ecco. finita, che devo dire? No, dai, è finito Però bene, è era finita bene, iniziato dai. bene, ma è finito bene, dai, È forza. finita bene, Esatto. mi spiace per Corrado, il mio compagno di squadra, che di User nuovo in was gara moved to your 1 channel. a Tamaluccia. Sì. E anche lui Insomma. l'abbiamo tirato, dai, abbiamo cercato di Gara tirare 2, mi ha su detto che è Antonio. arrivato tredicesimo alla fine, Sì, quindi buono, tredicesimo buono, alla dai, almeno buono. anche lui ha Ottimo. visto il traguardo dopo Eh tanti sì. ritiri. Beh, Ciao allora, ragazzi, visto che ci sono buonasera. tante, eccolo qua il buon Ciao Leo. Ciao. Intanto, Buonasera. visto che ci sono oggi è l'ultima gara, vogliamo fare un po' l'intervista un po' a tutti. Ti salutiamo Antonio, ti facciamo i User was complimenti. moved Dobbiamo to your fare channel. Veloci. interviste un po' Io saluto veloci. voi e grazie mille. Ciao Antonio, Buonasera. Ci ciao. sentiamo Ciao pronto Antonio, non ragazzi. te ne Ciao. andare, eh? Non Una vi bella. preoccupate. Beh, Non vi preoccupate. allora. Ciao Leo. Allora.
abbiamo qua Variale, quindi siamo veramente incompleti anche a lui per la seconda gara, per la prima magari forse un po' meno. Un voglio... peccato. Ma guarda, che peccato, raga, che peccato, mamma mia. Leonardo, peccato perché, guarda, potevi... cartela veramente con Pippo. Con Andrea, sì. Raga, ma è successo che io stavo in quella curva e ho visto a Pippo dietro che volava. E, oddio, con tutta la mia onestà, ero un attimino contento, ho scalato una mancia senza rendermi conto e mamma mia, ho visto il motore fumare. Infatti abbiamo visto... In un colpo solo abbiamo visto il dramma di tutti sì, e due. Perché sì, no, è vero. Poi è successo, peccato, poi anche ha fuso motore anche il giro prima, anche Leo, quindi Federico Leo. Sì. Quindi è un peccato, bisogna stare attenti con quei motori, è un peccato veramente. Vabbè, noi ci siamo divertiti, dai, bella gara è stata. Vabbè, mi fatto anche nella seconda, che devo dire è stato una partenza spettacolare. Esatto, una partenza incredibile anche lì. Comunque complimentissimo per questo campionato, perché hai dimostrato in tutte le tappe di andare veramente forte, guarda. Grazie ragazzi, ci abbiamo provato. Ci mancherebbe altro, bisogna far sempre così fino alla fine. Beh, però è andata bene, a parte sì, caspita, no, contentissimo veramente bellissimo. Poi questa mod è molto divertente, diciamo. Ah, con l'immagine sicuramente. Sì, divertente. Beh, si vede che vi divertite tantissimo in pista, quello lo vediamo, che ci divertiamo anche noi, quindi non possiamo anche solo immaginare voi quanto vi divertite. Sicuramente sono molto permissive queste macchine, si può esagerare. E divertirsi sicuramente tantissimo. Sì, veramente. Ma ragazzi, ti ringraziamo, ti salutiamo, ti facciamo ancora i complimenti. Grazie a tutti, bravissimi. Mi vado a fare una doccia. Ciao. Allora, adesso che intervistiamo. Civitella, vediamo che dobbiamo facciamo i complimenti anche a lui, che insomma vi ringrazio. Bravissimo Civitella. Sì, esatto, hai fatto veramente una qualifica fantastica. Beh, diciamo quella l'ho fatta per caso, ve lo dico, io giravo mezzo secondo più lento, l'ho fatta per caso e col setup di Mombelli, figuratevi un po', quindi... Insomma, Mombelli anche lui ha fatto il tempo, quindi evidentemente era setup giusto. Esatto, esattamente, gara 1 ho finito le gomme praticamente a metà gara, quindi ho dovuto mollare, ho cercato di tenerli dietro, ma era impossibile. Gara 2, vabbè, i due, Pipolo e Variale, non li vediamo proprio nessuno, a parte Andrea Mombelli, penso, gli altri se li scordano perché fanno dei recuperi incredibili. Ho cercato di tenere dietro un po' Variale, ma alla fine era inutile andare fuori tutte e due, tentare una manovra azzardata per niente, insomma, voglio dire, l'ultima gara alla fine. Non era il caso, però bella gara perché è una pista larga, belle bagarre corrette, mi sono divertito, devo dire. Infatti abbiamo visto che vi siete divertiti, perché avete dato dimostrazione anche di saper battagliare senza esagerare, senza fare... Sì, diciamo che non era come Adelaide, dai, eravate impiccati. Vabbè, ma lì è la pista che anche... Lì i muri terribili. Sì. I cittadini sono così, non c'è niente da fare. Ma poi comunque non dimentichiamoci che è comunque un gioco, quindi alla fine l'importante è divertirsi. Sì, quello sicuramente. E poi con queste macchine ci si può divertire alla grande. Questa è alla base di tutto. Sì. Allora vedremo, quello che dicevo poco fa Nicolò, vedremo ora nel golf, che penso che ci sarete tutti. Le golf secondo me sono più difficili, io l'ho provate, le abbiamo provate, noi del reparto corse sono secondo me molto più complesse da far stare in pista, vanno più piano, però come diciamo come tenuta sì esatto, però belle. Ci sarà da divertirsi anche lì. Sì, anche lì sarà un bel campionatino divertente, come è stato questo qua, uno dei più belli almeno per noi da commentare. Sicuramente il Clio ci ha tenuti più attaccati allo schermo, diciamo così, rispetto magari ad altre gare come può essere la Formula 1 o l'LMS, dove magari dopo quella prima mezz'ora di gara incominciano a sfilarsi tutti, quindi rimane più qua tranquillo. Sono una cosa costante quindi... qua invece io purtroppo per problemi di salute, mi diceva Roberto, è stato assente per un paio di gare, io ero da solo e seguirvi tutti è stato veramente un disastro, perché c'erano battaglie dalla prima alla 27esima posizione, nel senso immagino. Molto infatti, bello questo campionato. Anzi, grazie che avete fatto la diretta, perché veramente ce le siamo riviste e abbiamo apprezzato davvero.
Vi ringraziamo di essere stati svegli fino a piacere. Grazie a voi, è divertente anche per qui, anche questa è la cosa divertente di questo, questi giochi che permettono l'aggregazione, come si dice, ma esatto, siamo tutti qua, ci divertiamo, alla fine poi siamo casino, e siamo chi lontani, se ne frega. Ma potremmo fare la bella mangiata alla fine, ma... esatto, non sarebbe male come idea. Paga chi ha vinto il campionato, mi pare, no? La regola è questa. Andiamo a chiamare Andrea Pippolo, che poi non c'è, ma è riuscito a entrare Pippolo e non c'è proprio, no, l'api, non riusciamo a beccare il nickname, proprio non c'è. No, io non ne ho idea. Okay. E allora, chi abbiamo qua? Abbiamo anche l'altro Andrea, invece. Beh, Davide, ti salutiamo e ti facciamo i complimenti ancora. Ragazzi, grazie per essere grazie stato ancora, con noi. Complimenti ciao, a voi per la diretta. Alla prossima, spero. Alla prossima. Ciao. Adesso c'è qua il buon Squaletto. Pescio! Presente! Ecco qui. Abbiamo lo squalo e il migliorucci. Abbiamo lo squalo, è vero, c'è anche Emiliano, c'è Emiliano. Bravo, c'è anche ciao, Gasperini, c'è anche Gasperini. E anche Gasco, sono. Vero. Ci siete tutti, facciamo uno alla volta, passiamo al buon squalo. Sì, il primo squaletto, a piegarsi. Allora, quarta posizione. Quarta posizione per Squaletto. Allora, ho detto, finalmente dopo tutte le sfighe, ne hai avute tante, cazzo. Almeno... Mai visto che roba? Non ci credo neanche io. E andava anche bene, se non era quel volpone maledetto. Ma infatti andavi bene, quel volpone. Allora, beh, come al solito ho fatto la qualifica più schifosa del pianeta Terra, perché io come al solito qualifica faccio sempre con almeno mezzo secondo meno di quello che posso fare, ma quello ormai ci ho fatto il callo, quindi non c'è problema. Gara 1, dai, è andata bene, siamo partiti un po' indietro, qua non è facile passare. Tu hai visto che Peretto, bravissimo. Peretto viaggia, quando... allora è quella l'altra roba che a me mi fa veramente arrabbiare, perché allora non chiamano rovinati per un motivo, all'ultima gara ci siamo svegliati tutti, cazzo, avevamo quattro macchine in top 10. Sì, infatti, nervoso, ho detto non potevamo farle prima queste gare qua, no, le abbiamo fatte adesso. Quarto, l'ultima. Quinto, sesto, sì, quinto Peretto e sesto Rosa, giusto se non sbaglio? Sì, pensa a te, all'ultima gara. Ma infatti l'ho detto, terzetto RRS, vabbè, RRS. Peccato qualche punto l'abbiamo portato cosa, a casa. In seconda manche, peccato perché Rosa è stato eliminato subito. Ma ti ripeto, due gare, una è già andata bene, due gare di fila non riusciamo, no, non è nelle nostre corde. Io ho fatto lì una ascoltami. S molto, molto tirata. Ascoltami, io ti dico, Squalo, io l'ho detto anche in diretta, adesso mi devi confermare se è vero, a me mi sono giunte queste voci, cioè che tu ti trovi particolarmente bene con le trazioni anteriori, è vero, è una cavolata. No, sì, è vero, nel senso che le gare migliori mie le ho sempre fatte con la trazione anteriore, più che altro perché nel mio stile di guida, diciamo così, io faccio correre molto la macchina, a gas tolto la faccio scorrere molto, e essendo a trazione anteriore a questo aiuta, diciamo. Sì, aiuta, sì. Aiuta molto. Nelle trazioni posteriori è meno efficace come guida, ma nelle trazioni anteriori invece lo è molto di più, quindi mi riescono meglio per questo motivo qua a fare questo tipo di gare. Devo anche avere però il tipo di percorso giusto, perché ad esempio come abbiamo visto a Salta potevi farla scorrere quanto volevi, ma lì non ce n'era per nessuno, lì ci voleva tanto manico. Sì, infatti. Sì, comunque diciamo le mie gare migliori le ho sempre fatte con la trazione anteriore. Ma il discorso è che, questo lo possiamo dire, ha avuto tante sfortune, come ci ricordiamo con la famosissima gara in cui ha tre curve dalla fine, anzi una manciata di curve che non mi ricordo più, ti eri girato e ti avevano toccato dentro, non mi ricordo. Comunque hai avuto tante sfortune durante questo campionato, io l'ho detto, è un peccato perché comunque ti sei sempre comportato discretamente in tutte le gare. Ed è un peccato, infatti ho detto, finalmente Squaletto lo vediamo in quarta posizione, ero felice. Ma guarda, poi dopo... mi diverto di più così, te lo assicuro, che non fare due ore di fila da solo. Perché quello sicuramente, dici nell'LMS. Allora, l'LMS io abbiamo un rapporto conflittuale. Allora, perché il rapporto è diverso, cioè il bello del perché vado meglio con le anteriori, perché l'anteriore me la sento più in mano e quindi sono io contro i miei compagni e i miei avversari. Invece quando corro, non so, ad esempio nell'LMS, sono io contro la macchina. Contro la macchina. E il primo avversario da battere è quello, non è semplice, perché la maggior parte delle volte vince lei, perché è più furba.
sì, invece qua te la... invece qua bene o male te la... ho detto, poi queste macchine qua hanno veramente quattro regolazioni in croce, non c'è niente da inventarsi, sì, siamo sì, tutti sì, in pista sì, e siamo tutti uguali, quindi sì, chi ha quel, chi schiaccia il gas quel decimo di secondo prima e riesce a farla star dentro la curva va meglio. Chi la fa scorrere meglio, perché curva non puoi dar troppo gas perché la trazione anteriore ti porta fuori. Oh, quindi devi stare veloci, devi farla scorrere. Sì, devi lasciarla scorrere se si apri dopo sotto sterza, quindi giustamente esatto, devi essere farla scorrere, perché poi non scoda, non... questa poi essendo diciamo una fisica particolarmente moderna la replica abbastanza bene come fisica moderna, mm-hmm, perché già ad esempio le vetture storiche anche a trazione anteriore comunque tendono a essere più ballerine, questa invece è incollata. Ma tanto incollata, nel senso che comunque devi vincere la sua la sua sottosterzo cronico che c'è praticamente dall'inizio del campionato fino a qua, non ci ha mai abbandonato. Se riesci sì, a trovare quel out, mezzo grado che ti toglie quel pizzichino di controsterzo in più, che guadagni quel decimino in più, hai fatto un passo da gigante. Ed è, il giochino era tutto lì. Chi riusciva a interpretare meglio questa cosa qua, perché poi ripeto, se non c'è, se il setup non è molto complesso, non c'è niente da inventarsi, non è che inventi la cosa di più o quell'altro, dici sai sì, logico, perché la ci sono tante di regolazioni gestire, magari esatto, ha trovato un compromesso migliore, qui il compromesso non c'era, quello, la macchina quell'altro. Il cambio, era cambio okay, fisso, il differenziale è fisso, le sospensioni erano fisse perché neanche quelle erano regolabili, potevi regolare soltanto la convergenza e la campanatura e l'altezza da terra, basta. Finita lì, non c'era nient'altro da inventarsi. Sì, qua, sì, sì, quindi erano solo quella una o massimo due modifiche che poi ti facevano sì, magari allora guadagnare quel allora po'. Allora venivano fuori quelle battaglioni che abbiamo visto, che sono una che roba... comunque ti aiutavano anche, soprattutto ragazzi, a non distruggere le gomme. Non per quindi disturbare, devo stare dentro nelle tre ore. Sì, va sì, bene, sì, adesso lo licenziamo subito, Squaletto. Vabbè, dai, vi saluto tutti, mi autolicenzio da solo, è stato il campionato. Ok, bravissimo. Comunque. Grazie bravo, a voi per le dirette, che siete stati veramente bravissimi, li ho riguardati dopo, veramente belli. Tutti corretti, comunque, mi sono divertito tantissimo con tutti. Sì, veramente meno uno male, spettacolo. Meno male. Grazie, grazie. Bravo, squadra. Ciao, grazie belli, a te, ciao, Andrea. Ciao, 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 ciao. E allora, adesso facciamo un'intervista veloce veloce ad Emiliano e a Claudio, più veloci, se no va ci butta fuori. Raccontateci un pochettino velocemente, se volete, le vostre la gare, esperienza, la vostra esperienza. Beh, del campionato a questo punto, perché siamo in chiusura, quindi parto io così velocissimo. Per me è il primo campionato e questa ho visto ora nella patente la 11ª gara che disputo, quindi sono strafelice di essere riuscito ad arrivare in fondo e questa sera specialmente di aver assaggiato la bagarre, insomma, nelle prime. T'abbiamo inquadrato, sempre... t'abbiamo inquadrato, t'abbiamo sì, inquadrato. Poi... la tua macchina la vediamo con tutti i colori, la vediamo la vedono anche dalla luna quella macchina. Esatto. Il problema poi viene fuori l'inesperienza, perché per dei stupidi errori riesco a rovinare tutto, però comunque sono stracontento di dove sono arrivato e spero di fare meglio, insomma. Stasera mi sono dato la prova, insomma, che riesco forse ad arrivare non proprio sempre ultimo, anche nel mezzo. Ma sicuramente, no, si parte sempre dalle piccole, certo, si fanno piccoli passi, stessa cosa anche per quanto riguarda, vedrai, le dirette, Emiliano, che migliorerai tanto. No, beh, sì, hai bisogno di migliorare in tutti i settori. Dobbiamo migliorare quel lag tremendo. Ah, sì, là, per quello è il problema. Dell'LMS si è messo anche a fare il giornalista, quindi dai, si sta adoperando bene in tutto. Il lag mi ci vuole una mano della telecom, io non so che fare. Sì, oggi guardavo la cosa, peccato, perché miseria, perché le riprese sono fatte bene, peccato quel lag, ma insomma vedremo, dai. Vai, comunque, okay. Claudio, grazie Emiliano, prego, complimenti, grazie ancora a voi. Allora, come va Claudio, raccontaci un po' tu invece cosa ne pensi, la tua esperienza. Innanzitutto come devo dire che sento già la tristezza della fine di questo campionato, che mi iniziamo a divertire un po', dato che prende un po' più, sempre più confidenza con la macchina. E niente, come gara, diciamo che come sempre gestire sulla prima, perché 50 minuti si arriva in fondo che le gomme siamo in crisi. Infatti agli ultimi 3 o 4 giri ho abbandonato proprio, perché se no ce la facevo con le gomme, dovevo fare un pit. E nella seconda invece un po' più forzata.
è andato tutto bene. Sì, abbiamo visto che, hai battagliato un pochettino anche con, correggimi se sbaglio, perché siete tanti, magari mi perdo via, però mi pare che hai combattuto anche con Mombelli, mi pare verso fine gara, se non ricordo male. Sì, verso fine gara, sì, e nella seconda manche. Pratica, sì, la seconda manche, esatto. Ho avuto un po' la paura del recupero, ho sbagliato qualche curva e si è fatto sotto. Siamo arrivati quasi appaiati, via. Fortunatamente ce l'ho fatta, sì, infatti, rimanere infatti davanti. Va bene, ok. Sì. Va bene, ragazzi. Allora, credo bene, che Claudio, sia arrivato il momento di salutare, guarda, tutti. Direi che a sto punto facciamo le ultime due, se l'api non ci uccide. Mm-hmm. Se riusciamo a far arrivare giù... Cosa? Ah, c'è il Mombelli almeno, dai, Mombelli almeno è sparito, l'ho invitato. È tornato giù, perché l'abbiamo tenuto lì adesso... L'abbiamo tenuto lì in regia appoggio per 3 ore. Dai, tanto no, non c'era, io non lo vedevo. C'è sì, scritto Andrea Mombelli. Chiamatemelo tutti, o l'api si riesce a portarlo giù direttamente. C'è Marangon. C'è Marangon. No, dov'è? Io... Mombelli è arrivato. Mombelli è giù. È arrivato. Io non li vedo, ragazzi. Portalo giù. Non lo vedo. Ma come non lo vedi? Non lo vedo, sopra, regia podio. Regia podio. Sopra ah, di me. Era chiuso sto rotto in culo. Buonasera Andrea. Scusa se ti ho fatto aspettare. Mummificando. Scusa. C'avevo la regia podio chiusa e non vedevo nessuno. Pensavo che te ne fossi andato. È fatto vecchio, ragazzi. Ormai la vecchiaia dell'api, ne parlavamo prima, si sta facendo sentire, purtroppo. Comunque, in ogni caso, allora Andrea, raccontaci cos'è che è successo soprattutto buonasera. Cos'è successo soprattutto anche nella prima gara? Abbiamo visto alla partenza si è partito leggermente in anticipo. Cos'è che è successo? Non sento 8 persone, ragazzi. Forse perché è la diretta aperta? Sì, la chiudo. No, chiudi l'audio almeno. Ok. L'audio. Sentivo doppie voci. C'hai il fantasma. No. Allora, ho fatto una falsa partenza, quindi ho fatto un drive through, ma non ho capito perché sono finito doppiato comunque. Perché non mi hanno doppiato, quindi non saprei. Non lo so. E su questa cosa qui non siamo riusciti neanche noi a capire. Io onestamente perché un drive through va bene magari 40 secondi, ma un minuto e 30... No. Perché guarda, questa pista aveva visto il limite dell'attraversamento dei box a 54. Sì, no, ma l'ho messo prima di entrare, quindi. No, però ci voleva un macello di tempo per entrare e uscire, forse è quello. E anche infatti... No, ma però io sono entrato quando ero quarto, quindi non si sono fatti tutto un giro. Sì, no, strano, ma il discorso è cosa? È che però noi ti abbiamo visto partire, poi io ho visto che avevi anche la macchina danneggiata, ho detto magari, perché ti ho visto rientrare, però ho detto magari, non so, ha rotto, è successo qualcosa, che ci siamo persi, perché giustamente siete in tanti, quindi è difficile seguirvi tutti. A un certo punto ho visto che avevi la macchina danneggiata, ho detto magari l'ha picchiata, è entrato per riparare, quindi... Ho fatto solo il drive-thru, quindi... Comunque dovrebbe essere andato bene, dovrei essere arrivato terzo ugualmente, quindi... Probabilmente magari non mi ha contato il giro quando ho attraversato dai box, perché io avevo un giro in meno, quindi... Beh, no, nella prima hai fatto 14esimo, mentre nella seconda è riuscito ad arrivare da un po' più davanti, così, sesto, se sì, non sì, sbaglio. Sì. Sesto, comunque. Sì. Sì, no, hai avuto più che altro che era perché te la giocavi sicuramente per la terza posizione con Baldan. Poi Baldan ha avuto quella sfortuna nella seconda gara, quindi tu sei tranquillo, hai probabilmente portato a casa la terza posizione tranquillamente, come lo possiamo dire, nel campionato. No, poi in gara 1 non sapevo come passare gli altri, alcuni mi facevano strada anche se erano davanti, quindi non capivo. Un po' un casino, però l'abbiamo fatta con il 5% di gomme. Ah, vabbè, quello nella prima gara quello bisogna stare attenti. È stato il problema di tutti. Il problema di tutti, sì. Gestire queste benette gomme. Poi quindi... vorrei fare i complimenti al mio team manager che da 27esimo in gara 2 è arrivato ottavo. Forse è la prima gara decente che fa, quindi... Complimenti a lui. Vabbè.
Vabbè, okay. Ti ringraziamo, Andrea. Grazie. Grazie a voi. Vabbè. Ci vediamo. Ciao, ciao. Con le alla prossima. Ah, sì, con le gole. Saremo tutti là. Buonanotte. Okay, ciao, buonanotte. Andrea. Grazie. E per ciao, ultimo, ciao. Salutiamo per ultimo... Manuel. Allora, facciamo anche Manuel. Tornato protagonista della seconda gara. Dopo è buonasera. Stato fantastico. Ciao, nella buonasera. Prima. Buonasera a te. Veramente, bravissimo. Grazie. Peccato la seconda, ma user left your channel. Può succedere, purtroppo. Esatto. Purtroppo. Ho visto quest'auto, questa macchina che è rientrata di colpo, va bene. Può succedere. Comunque il campionato bellissimo, peccato che ho potuto fare solo 3 gare. Perché ero la riserva all'inizio e poi mi sono divertito. Comunque volevo fare complimenti specialmente ad Andrea Mombelli, che ha fatto un tempo in pole position di rilievo, diciamo. Esatto. Sì, ha fatto un tempo incredibile. E complimenti a tutti i ragazzi. Comunque io sono, diciamo, sono 2 mesi che gioco, 3, dunque sono molto contento di giocare con questi ragazzi qua che vanno fortissimo, da Leopoldo a Pippolo a Federico Leo, insomma, un po' tutti. E vedremo. E grazie a voi delle dirette, che quando non correvo ero un vostro spettatore, dunque. Ok. Ma hai fatto più loro, io purtroppo non ci sono stato. Ma ti volevo chiedere, tu porti il cognome dell'ideatore del campionato per un qualche motivo o è solo... No, Marangon Dennis è mio fratello. Ecco. Esatto. Dopo anni che insisteva a farmi giocare, cioè ad entrare in questo mondo qui del portale e a correre, mi sono deciso e, diciamo, e onestamente non pensavo fosse così. Ti sei ammalato, insomma, anche te adesso. Sì, infatti, credo proprio che gli abbia fatto... Mai sono malati che prendiamo tutti, una volta che lo proviamo non ci stacchiamo più. Avevi invitato anche lui per fargli i complimenti, perché aveva organizzato un bellissimo campionato, divertente come modo e tutto, ma ho visto che è uscito dal TS, quindi niente. Sì, infatti ho visto che è uscito, stavo parlando anch'io, deve essere successo qualcosa... So che ha detto devo andare e ha chiuso. Beh, allora gli facciamo i complimenti, gli riporterai tu, visto che sei tuo fratello. Suo fratello, scusa, gli farei i complimenti da parte nostra, perché sicuramente anche per noi che siamo stati comunque qui in regia e in commento, ci siamo divertiti tantissimo anche noi a commentare queste gare. E poi faglielo pesare, ragazzi... che gli sei stato davanti sempre. Faglielo pesare. Va bene. Va bene, salutiamo. Allora. Ciao, saluti. Saluti, grazie. Concludiamo qua, che salutiamo assolutamente. Tutti. Sì. Sì. Allora, facciamo un saluto generale, ragazzi. Salutiamo e vi rimandiamo appunto alla prossima diretta. Al prossimo campionato, alla prossima diretta e grazie di tutto. Buonanotte. Volevo capire... Buonanotte.